Staniverde, vorrei partire da un passaggio che ha caratterizzato il suo intervento, quello nel quale, ricordando l'arrivo di Goletta Verde nel porto di Forio, ha visto anche dei baby attivisti. Cioè, c'è ancora speranza allora? C'è ancora speranza, perché quando vedi che ragazzi così bambini proprio, così piccoli, sono così sensibili ai problemi dell'ambiente, allora fa veramente ben sperare, perché significa che le nuove generazioni saranno sicuramente più attente di quanto non lo siamo stati noi e le generazioni precedenti ai problemi dell'ambiente. Ha parlato anche di iniziative tese alla tutela dell'ambiente, i volontari di Plastic Free, che non andrebbero mai ringraziati abbastanza per quello che fanno, anche di qualche ordinanza che magari è stata presa anche da qualcuno storcendo il naso. Forse sulla cultura ambientale dobbiamo crescere ancora un po' dalle nostre parti, è giusto fare un pizzico di autocritica. Eh sì, abbiamo fatto una serie di ordinanze, tra cui citavo quella del lancio dei palloncini in volo, in aria, e da qualcuno non è stata presa di buon grado, però questo ci fa capire che purtroppo non tutti sono ancora sensibili ad alcune problematiche che purtroppo stanno affliggendo il nostro pianeta. Colgo l'occasione, come hai fatto tu, di ringraziare Ischia Plastic Free, ma tutte le associazioni ambientaliste, animaliste, che si battono per poter regalare ai nostri figli un futuro migliore, un mondo più sano, un mondo più attento praticamente alle problematiche ambientali, perché qui non parliamo solo di Forio o dell'isola di Ischia, qui parliamo di un problema che affligge il mondo intero. Partiamo anche da un'ultima considerazione, chiudiamo così. Lei è fresco di sindacatura, è anche un imprenditore del settore turistico. In che cosa vorrebbe, dal punto di vista proprio della tutela ambientale, lasciare il marchio, lasciare l'impronta come primo cittadino della sua comunità? Innanzitutto sarò uno dei primi sindaci che con coraggio dirà basta al cemento selvaggio. È una scelta impopolare che però deve necessariamente essere presa. È già tardi, perché purtroppo il nostro territorio è stato devastato, e con questo non sono contro ai condoni, perché come diceva lo stesso presidente di Legambiente, ci faceva riflettere, diceva abbiamo lasciato tanti condoni, ma poi alla fine quanti sono stati realmente rilasciati? E quindi anche su questo lasceremo il segno, un'accelerazione sul vaglio delle pratiche di condono, e quindi far capire ai nostri cittadini che adesso è l'anno zero, da adesso si riparte, dobbiamo sanare quello che è sanabile, però basta, adesso dobbiamo preservare la bellezza di Ischia, che è veramente immensa, è il bene più grande che il Signore ci poteva donare.